Partiamo però da una cosa veloce veloce. Allora, Francesco Lepice lo conoscete tutti, quindi non mi dilungherò in altro, però una domanda che mi è mia personale, ma anche di tutti. Perché ti abbiamo sempre visto, anzi sentito, in radio e mai in televisione? Perché la televisione non mi piace. Ah, è un discorso personale, quindi proprio di gusto tuo. Sì, no, non mi piace. Insomma, mi piace raccontarle le partite. Secondo me in televisione le partite le racconti fino a un certo punto, perché ci sono le immagini, che cosa vuoi che ti dica? Cioè, chi guarda le partite sa bene come inizia, come prosegue e come eventualmente finisce la storia. Invece io le devo raccontare le partite a chi le partite non le vede, e quindi la storia la devo costruire con le parole, quello che vedo. È l'essenza stessa del giornalismo, è la cronaca. Si chiama radiocronaca e Cronos da tempo, appunto. Io devo seguire il pallone minuto per minuto, tanto per restare in tema, quindi passo passo, metro dopo metro, e raccontare a chi ascolta dov'è, e cercare di far vedere la partita a quelli che non la vedono ma la sentono. Punto per questo. Allora, premetto che io sono juventino, quindi molte partite le hai raccontate in modo importante e per me sono molto sentite, appunto anche per l'importanza di queste partite. Delle partite che commentate, cioè, com'è che fai a dividere la tua immagine di professionista, di radiocronista, con quello che è il tuo tifo, che magari non è riferibile a una certa squadra, cioè la Juve in questo caso, chiaramente. Non magari, io sono Appunto, romanista, come quindi. lo sono tutti, cioè nel senso che poi sono romanista, non che sono così simpatizzante, sono romanista tifoso di quelli che si sentono male, per cui quindi tifoso di curva, e quindi insomma romanista, cioè non così. Però io credo che proprio questo mio essere tifoso, quindi questo mio appartenere, cioè senza chiamarmi fuori, no? Essere dentro la questione, conosce questa mia parte, questa parte di me conosce la parte del tifoso. Cioè per me in quel momento esistono tifosi di una squadra che soffrono come me per quella squadra, come soffro per la mia. Questo mi rende abbastanza vicini, no? Una Quindi sorta da lì. di un'empatia nel momento in cui ti cali nella parte. Spesso radiocronisti, ma anche telecronisti e così via, avete delle frasi che ripetete spesso nelle vostre radiocronache o telecronache. Insomma, quando segna la Juve, ha segnato la Juventus contro Lei ha bisogno la del Lazio, panorama dietro che parla come del Cennini Paolo, all'incredibile, eccezionale e così via. Sono italiano, cose che nascono a caso o che vorrei che fosse poi diventato il ritornello simile. trattandosi della radio, è proprio che ti accorgi la prima volta che lo dici, magari Ah, anche in ok. maniera non preparata, involontaria, trattandosi della radio, è proprio ti accorgi che è un bel suono. Per esempio, ha segnato la Juventus, è una cosa che suona bene, la Roma in vantaggio è una cosa che suona ancora meglio, nel senso che io ricordo che telefono a un ragazzo a una radio privata e gli chiedono, dice, ma scusa, dice lui, sapete qual è la frase più bella del mondo? Quello che stava dall'altra parte, lo spiega, risponde, beh, forse ti amo, no, la frase più bella del mondo è la Roma in vantaggio. E quindi senti come suona bene, per la nazionale mi è venuto quel giorno improvvisamente siamo avanti noi, e dico sempre siamo avanti noi, senti come suona bene, siamo avanti noi, Da un senso di unità noi. quasi Da un senso di unità, e poi vedi che bel suono che c'è. Sì, è un È discorso lo anche proprio di. stesso motivo, è lo stesso motivo per cui chiama la Champions la Coppa dei Campioni, immagino. Sì. Quello anche se vuoi un pochino per i capelli bianchi, no? Perché mi piace Un tantissimo. po' di nostalgia ci vuole È un po' sempre. di nostalgia che si chiami ancora così, a me tutte queste Francesco, merde. Eccolo. ci puoi anticipare se la Juventus dovesse vincere la Champions, che cosa andrai a dire? Ti giuro che non lo so, non lo so, perché la bellezza è proprio quella, no? Come fai a costruirti una cosa che ti nasce in quel momento? Perché in quel momento c'è il boato dello stadio, ci sono i tifosi che, per me, per esempio, vedere i tifosi dell'Inter quella sera a Madrid che festeggiavano in quella maniera, le cose, la formazione dell'Inter con Saltimbulis e Facchetti a declamarla in quella maniera, mi è venuto spontaneo, perché ho ripassato la storia di quel glorioso club, la storia di quel momento che era nella testa di ogni tifoso interista, anche giovane, no? Non solo i più anziani, che era abituato a declinare quella formazione che aveva vinto l'ultima Coppa dei Campioni dicendo Sarti, Burnic, Facchetti, adesso ci siete anche voi. Quindi non lo so, sinceramente non lo so. È quello che sarà il momento, è il momento che te lo suggerisce. L'emozione che te.
Poi un'emozione, sarebbe un'emozione inedita, come ha detto appunto Antonio, nel momento in cui dovessimo vincere noi juventini la Coppa dei Campioni, sarebbe anche per te la prima volta che lo dici in radio. Quindi. Sì, sarebbe la prima volta che lo dici in quel momento, vediamo cosa mi uscirà, speriamo mi esca qualcosa di buono. Intanto cominciamo a vincere la Coppa dei Campioni, poi, non è così semplice. Poi sinceramente può esatto, anche raccontarmi quello che dico io, la esatto, delle tre civette, a me va bene. Esatto. Qua purtroppo ci colleghiamo al discorso di prima della Champions, alla Coppa dei Campioni. Sì. Alla fine, al di là della nostalgia, però il prodotto UEFA Champions League ha venduto molto di più rispetto alla Coppa dei Campioni. Beh, come marchio intendo. È vero, non a caso stanno provando in qualche modo, anche se surrettiziamente con diversi metodi, magari lanciando il sasso e nascondendo la mano, a creare questa Superlega. Io spero che non ci si arrivi mai, però non escludo che ci si possa arrivare. Alla fine credo che si incontreranno a metà strada tra quello che sono i club e la UEFA, una sorta di Super Champions League, la vogliono chiamare così. Sì, e io seguo anche il basket, quindi alla fine credo che si andrà verso una specie di Eurolega con quelle squadre fisse dentro, e poi a turno magari di anno in anno qualche squadra che si inserisce. Sì. Francesco, eccolo qua. Vai Alberto, vai. Okay, grazie. Ritornando al discorso di prima, più o meno quante persone in media ascoltano una radio cronaca, magari quelle del sabato sera o la domenica sera, che magari sono quelle più, o la domenica pomeriggio? Guardate, più di me a questa domanda potrebbe rispondere uno che adesso è di fronte a me, che voi lo conoscete sicuramente perché è il conduttore di tutto il calcio per minuto, che si chiama Filippo Corsini. Eccolo qua, che voi conoscete benissimo. È lui, magari, lui. Salutiamo. Saluto, però insomma, lui conosce bene le cifre. Io immagino che insomma, tutto il calcio per minuto sia attorno al 1.400.000, al 1.600.000, nonostante tutto, però. Anche qui funziona nel piccolo come funziona per Sky, tanto per intenderci. Quanti abbonamenti a Sky ci sono? 4 milioni, d'accordo, ma quante persone vanno a vedere Sky a casa di un amico, in un pub? Almeno il doppio, devi almeno raddoppiare. In un locale anche. Credo che succeda anche per la radio. Quanti lo ascoltano in radio la partita? Uno solo, il solo possessore della macchina? Difficile, ce ne saranno molti altri. Capito, in quella stessa macchina, in quella stessa barca, in quello stesso treno, amici, eccetera, eccetera. Per cui, insomma, sono numeri che vanno aggiustati per eccesso, non per difetto. Sì, Francesco, una domanda. Tornando ecco, al tema della radiocronaca, no? Quanto è più difficile quando non è il commento tecnico? Nel senso che devi parlare sempre tu, non è più difficile per te oppure no? Sai, questa è una domanda figa che mi mette un po' in difficoltà, perché se ti dovessi dire la verità, a me quando mi rompono il ritmo, anche se sono un po' mi giro, cioè non è che io preferirei stare sempre da solo, ma non perché loro sono bravissimi, cioè magari meno male che ci sono, però io essendo un ottimista, cioè andando sott'acqua, io non ho problemi di fiato, a me se mi dai 3 ore parlo, non so, per cui ho bisogno sempre, se mi spezzi quel ritmo là un pochettino mi crea dei problemi, però insomma, relativamente, ovvio che è giusto che ci siano, anche perché magari quello che sta vicino a te, oltre che il commento tecnico, deve guardare altre cose, deve guardare per esempio cosa succede in tribuna, cosa succede su una panchina, cose delle quali io non mi posso accorgere perché devo guardare il campo e basta, mentre chi mi aiuta vicino a me, c'è qualcuno che vicino a me è altrettanto importante del protagonista. Io poi dal punto di vista proprio del ritmo del racconto della partita preferisco stare sempre solo. Okay, capito, grazie. Prego. Quindi se uno vuol farle un dispetto, sì, vuol farti un dispetto, ti metto una diretta tipo a tutto il calcio minuto per minuto, quindi che ogni 2x3 sei interrotto dai gol degli altri squadri. Però tutto il calcio minuto per minuto è un bel santuario, eh. Sì, è una battuta, era per me. infatti. No, lì con l'eccezione di tutto il calcio minuto per minuto, che è l'eccezione che conferma la regola, perché credo sia il mestiere più difficile del mondo, molto più difficile dei 90 minuti. Perché più in un minuto e mezzo massimo, se sei primo campo, e in 40-50 secondi, se sei i campi che seguono, minuto e punteggio. Racconto della cronaca nel periodo non collegato. Piccola diretta, minuto punteggio, linea al campo che segue. Guardate che non è per nulla facile. Ma
sono per esempio anche le trasferte, tipo magari partite di Europa League, così delle italiane in trasferte distantissime, siete sempre andati sul posto? Si va sempre sul posto, un inviato va sul posto, non esistono altre cose, l'inviato va sul posto e racconta quello che succede sul posto, perché sul posto accadono le cose, in uno studio non accade niente. Cioè nel senso che siamo radiocronisti, ma prima di radiocronisti siamo inviati, è un inviato e un giornalista e racconta quello che non è così, non è mediato, ma sono io il mediatore, sono io il mezzo, non può essere chi racconta l'evento uno a cui viene trasferito l'evento stesso, tu sei quello che l'evento lo trasferisce agli altri, non puoi fidarti di un'altra mediazione, altrimenti il mestiere è finito. Cioè, altrimenti diventa come quando se devo raccontare un film che mi hanno raccontato. Esattamente questo. E non va bene. Non è giusto nei confronti degli ascoltatori. Sì. Io avevo una curiosità da chiederti. È difficile duro, giuro veramente. Cazzo, guarda, ancora c'ho un fisicaccia, ancora vado. No, ci credo. No, ecco, la domanda, la mia curiosità è con quante persone vi muovete? Cioè, quante persone avete durante una allora, partita? Allora, in casa c'ho il tecnico della sede, se vado a Torino a vedere la partita, o il tecnico della sede di Torino. Sì. E se sono in trasferta vado da solo, con un affare, che attacco io da solo e faccio le prove. Quello è il momento più drammatico. Perché non sai mai se è stato qualcosa, e quindi zero tecnici, fai tu uno come me, esatto, faccio io, ma non solo noi, anche altri, cioè ormai ci sono anche colleghi che si occupano di televisione, sì. I colleghi di Reporter per esempio, che fanno con la loro telecamerina e fanno tutto, è il mondo che cambia, beh. Bisogna adeguarsi, tutto qua, non è il massimo, bisogna farlo. Ascolta, invece per le preparazioni alle partite può capitare ad esempio che una squadra famosissima come il Real Madrid, adesso faccio un esempio, incontri una squadra meno conosciuta. La preparazione per i giocatori, per l'ambiente che c'è dietro quella squadra, come cresce, nasce, come ti prepari insomma? Una volta c'era la telefonata al collega che seguiva questa squadra semi sconosciuta e che ti raccontava le cose. Adesso c'è internet e ovviamente chiaro che se giocano contro il Real Madrid, gioca contro, aiutato, dico il Getafe, insomma, una squadra di Serie B spagnola, e te lo vai a vedere, insomma, chi gioca lì, vai a studiare qualcosina, a imparare qualcosina, a prendere qualche emozione, altrimenti sei completamente così, a digiuno e non va bene, nemmeno quello è onesto nei confronti dell'ascoltatore, anche se poi quei calciatori di quella determinata squadra contro il Real Madrid non la strusceranno mai, quindi non avranno mai in modo nemmeno di essere nominati, però è giusto che tu li conosca. Esatto. Ascolta, parliamo della tua esperienza di partite importanti. Qual è la tua, quella che hai preferito di più? Guarda, è la finale, credo, del 2011 o 2012, adesso non ricordo bene, una finale a Wembley tra il Manchester United e il Barcellona, dove credo si superò il limite, a parte la bellezza della partita, con tutto il rispetto per lo United e del Chievo Verona, lo United sembrava il Chievo Verona di fronte a quel Barcellona, una roba da andare al manicomio. E però non fu tanto quello, cioè fu anche quello, ovviamente. Però ti posso dire che vedere in campo un ragazzo che era stato operato poche settimane prima al fegato per una malattia che sembrava dovesse essere in età, Abidal. Vederlo con la fascia di capitano, il capitano catalano di quella squadra in panchina nella finale di Coppa dei Campioni. Ora la Catalogna per il Barcellona è qualcosina, come potrete immaginare, che ha una sua leggera importanza. Sì. Vedere quel giocatore che entra in campo e vedere Abidal che gli si avvicina e dice tieni la fascia, e quel giocatore dice no, la fascia la tieni tu, e non finisce ancora perché vincono la Coppa, vanno sopra a sollevarla e Puyol chiama Abidal e gli dice alzala tu. Ragazzi, è abbastanza pesantina come caspita, è tanta roba, cioè lì quella partita non me la scorderò mai. Ma era Wembley, che comunque
Sì, non voglio dire, un teatro niente male, esatto, diciamo sì, che teatro tutto, no. Tutto aiuta a, insomma. E della allora, nazionale invece? Della nazionale, guarda, io non è Radio Cronaca, perché io allora facevo solo gli spogliatoi perché c'erano Riccardo e Bruni in Radio Cronaca, però la sera di Dortmund, senza scomodare mia moglie che è qui vicino, ma meglio che non avessero la Bellucci, posso dire, una roba questa... Ma non, e su questa nazionale invece, Francesco, che ne pensi? Che siamo fortunati, perché c'è stato un buco clamoroso generazionale dalla fine degli anni 70, dove sono nati tutti i fenomeni, la Totti, a Del Piero, a Cannavaro, a Messi, ma aiutatemi, ce ne sono talmente ieri, una roba scandalosa. Poi buco. Siamo arrivati a De Rossi e Marchisio come ultimi giocatori degni di essere chiamati calciatori, poi basta. Esatto, perché i due fenomeni che erano effettivamente nati, perché sono nati all'inizio degli anni 80 e a metà degli anni 80, cioè Cassano e Balotelli, purtroppo hanno avuto altro genere di problemi. Adesso mi sembra ci sia una generazione fine anni 90 inizio anni 2000 di tanto tanto talento e tanta roba. Io posso spezzare una lancia a favore di Giampiero Ventura in questo senso, perché lui gli errori ci sono stati, è successo quello che è successo e va bene, non c'era bisogno magari di nessun talento per fare un gol alla Svezia, due partite e va bene tutto, però lui si è trovato senza quella spinta anche di entusiasmo, di freschezza, di voglia, di determinazione che invece Roberto, della quale invece può beneficiare Roberto Mancini, che almeno due o tre giocatori, io penso anche quattro, di cifra tecnica superiore. Sì, lo dicevamo anche io e Matteo in un'altra occasione, che al di là della vittoria con Liechtenstein, che può sembrare una cosa da poco perché è Liechtenstein, però si vede un entusiasmo che in passato si era perso. Questo dovuto forse anche sicuramente al tasso tecnico che è aumentato, e ce ne accorgiamo che è aumentato, ma anche alla voglia di nazionale, sì. perché quell'eliminazione là è stata una roba brutta. Però quando di solito quando si tocca il fondo spesso si dà migliore spinta, sì. Bravo, infatti. Più di così non potevamo, più di così non si poteva andare. Dopo 2010 fuori, 2014 fuori, eliminazione prima ancora del 2018, insomma. Peggio di così. Perché là, infatti, poi me lo ponevo anch'io un po' come problema, non fosse stato perché i quarti di finale del campionato europeo, in cui insomma la squadra fece bene grazie ad Antonio, a Conte. Sì, 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 a Conte. E se non ci fossero stati quei due rigori, che ancora se oggi ci penso mi viene male ancora oggi, quella sera infatti ero veramente nervosito forte, devo dire la verità, perché poi quando sei là, accidenti, no? Vuoi arrivare alla fine, io sono convinto che lì arrivavamo, noi andavamo a vincere, io ne sono straconvinto. E vabbè, però è andata così, però ad eccezione di quel campionato europeo, poi solo disgrazie, me l'ho fatto anche un pochino... Grazie, è colpa mia, cioè, porto male io, insomma, cominciavo a disperarmi, meno male, le cose sono cambiate. Ma in merito, volevo concludere un secondo, in merito a quanto detto prima sul buco generazionale che abbiamo avuto, che effettivamente è quella la motivazione alla base di tutti i problemi recenti. Abbiamo avuto l'unico vantaggio da parte di Antonio Conte, che Conte è uno che motiva anche i morti praticamente, cioè sì. Conte ha fatto questo, però già con Prandelli si erano visti i limiti di questo buco generazionale, perché Prandelli ha fatto giocare Thiago Motta, Pirlo, gli ultimi, questi qua, e poi sono ritirati, sono andati a giocare altrove. È altrettanto vero che Prandelli costruisce una squadra che arriva alla finale di un campionato d'Europa. Sì. E poi in poche settimane, secondo me, tutto il bello che si era fatto negli anni di Cesare, che considero una persona, guardate, la prima telefonata che mi è arrivata, eravamo alla Confederation Cup in Brasile, io ho fatto un paio di amichevoli, poi mi dico la notizia che era morto mio padre la notte, e quindi torno in aeroporto, immaginerete con che stato d'animo, arrivo in aeroporto a Rio de Janeiro, che devo ripartire immediatamente, e la prima telefonata che mi arriva è quella di Cesare Prandelli, quindi potete immaginare l'affetto che mi lega a questa persona. Vabbè, chiaro. In quelle poche settimane però prima del Mondiale del Brasile, io non so cosa accidenti sia successo,
del campionato del mondo, non lo so, è stato sbagliato quello che si poteva sbagliare. È un po' l'effetto, Cesar non lo meritava. È l'effetto Lippi che ha avuto Lippi con 2006-2010. Quando fai troppo bene, nel 2012 in questo caso Prandelli, nel 2014 è mancato qualcosina. È vero, però la squadra giocava bene, e c'era entusiasmo, c'era voglia di fare, c'era voglia di lavorare. C'era stato l'infortunio di Montolivo prima del mondiale, in quella partita lì a col... È vero. Sono stato inglese lì a Coso, non mi ricordo come si chiama, però ho seguito il Luton Town, se non vado errato, però posso sbagliarmi. E c'era stato l'infortunio di Montolivo, e il Monti in quel momento lì era importante per noi. E, insomma, io non lo so, sono cose che il pallone, ragazzi, è pallone. O tra un po' mi portano da mangiare, poi mi dispiace se poi vi lascio. No, tranquillo. C'era Alberto che voleva fare una domanda, credo. Eccolo Alberto. Ritornando al discorso di Ventura, dopo l'eliminazione dal mondiale c'è stato tutto un processo da parte dei media, tutti sul sistema calcio in generale in Italia, sia dal punto di vista dal vertice della federazione, sia arrivare ai settori giovanili, ai pulcini. Secondo te, dopo questa eliminazione, diciamo che ha messo in mostra tutti i limiti del nostro calcio, è cambiato qualcosa, è migliorato? Cioè, stiamo cercando di colmare il gap con le altre nazioni, oppure non è cambiato niente? Allora, quello che io vedo sostanzialmente nei settori giovanili, ho la fortuna di avere due nipoti, due gemelli di 14 anni, quindi mia sorella, che giocano al calcio, e nei primissimi anni quando giocavano vedevo questi allenatori che gli parlavano di diagonali, di cose tattiche, gli impazzivo, diciamo, ma quando giocava a pallone io si metteva il pallone tra i piedi, innanzitutto giocavi sull'asfalto, che non è una cosa da poco, nel senso che tu cercavi l'equilibrio sull'asfalto in velocità per non cadere, perché sennò ti facevi male, e quindi trovavi equilibrio anche in piena velocità, anche con le sponde, anche con le macchine in mezzo, con i dribbling, imparavi un controllo di palla che difficilmente si ha nella scuola calcio. Tutto questo invece è venuto meno quando abbiamo cominciato, secondo me, a selezionare troppo atleticamente i calciatori da giovanissimi, senza badare alla tecnica individuale. E la tecnica individuale è tutto. Nel calcio non è tutto, è il 90%. Perché io, c'aveva ragione il mio vecchio collega, che non c'è più purtroppo, che mi diceva guarda, sì, bello, cioè, guarda quanto corre, guarda quanto è forte di niente, poi però c'è quella cosa rotonda in mezzo con cui deve avere a che fare, perché se no, se non hai a che fare con quello e ci litighi, il pallone non fai nulla. Io credo che è chiaro che in pochi mesi, in pochi anni, in poche settimane non possa essere cambiato tanto da far crescere dei talenti come quelli che ha oggi a disposizione Roberto Mancini, però credo che ci sia stato un cambio di tendenza, lo vedo anche nei giovani, nei settori giovanili. Adesso si bada di più alla tecnica di gole. Guardate che Nils Lidl nel 1900... Insomma, diciamo che il settore giovanile, sul settore giovanile Francesco la pensi come Allegri, in maniera identica da quello Allegri, che ho capito. Per me, lo sapete, è un mito, vi racconterò la storia del gabbione, voi non la sapete. No. La del gabbione è una cosa fondamentale, perché durante, prima ancora di una Dinamo Zagabria Juventus di Coppa dei Campioni e di Champions, insomma, Massimiliano Allegri racconta questa storia, perché siccome gli parlavano 4-3-3, 4-2-7 moltiplicato qua 8 per radice quadrata, lui un po' si innervosisce e dice: sapete che noi quando eravamo ragazzi giocavamo nel gabbione sulla sabbia, cioè uno spazio recintato in riva al mare, e non eravamo ricchi, anzi, ed eravamo molto sfortunati, perché giocavamo a torso nudo e quindi il compagno di squadra lo dovevi riconoscere. Oggi ci sa la fortuna che ci comprano le maglie tutte uguali, e tu la palla e la devi passare a quello che c'ha la maglia del colore della tua, quindi ecco, cioè, capito, questo è il punto. È un bel aneddoto, cioè, questo qua. Mi ricordo un po' la frase di Lippi appena arrivato alla Juve, quando gli chiesero con che modulo giocava, e lui ha detto: noi siamo 11, dobbiamo sapere due cose, cosa fare quando abbiamo il pallone tra i piedi e cosa fare quando non abbiamo il pallone tra i piedi. Basta. Semplicissimo. Guardate anche Ottavio Bianchi, nei primi tempi della mia carriera, che andava a seguire il Napoli, e per farvi vedere un pochettino c'era Maradona, Giordano e Carella lì davanti. E lui disse: ma mister, ma se gioca col 3-5-2, cioè, avevo desiderio, no? Di svettare un pochettino le mie conoscenze, col Francini che attacca a sinistra, e Ottavio Bianchi mi guardò e mi disse: il mio problema è far arrivare il pallone lì davanti. Chiuso. Sì. Dopodiché ci possiamo andare a coricare tutti, tanto qualcosa succede.
Ma lo fece anche Antonio Conte il primo giorno della nazionale, perché disse, ci convocò tutti nell'aula magna di, il primo giorno che arrivò in nazionale, il primo allenamento, ci convocò tutti nell'aula magna di Coverciano per spiegarci come voleva giocare un po' meno, e poi gli facemmo questa domanda, vabbè, ma se ti rinascono Totti o Zidane, tu, se rinasco Totti o Zidane, mi metto braccia concerte e gli dico fate, cosa volete che vi dica? Qual è il problema? Cosa stavi dicendo sul Lidom? Sul Lidom, Lidom, ti stavo dicendo che nel 1983, alla fine degli allenamenti, faceva fare 45 minuti di battimuro a Falcao. Chiaro? Okay. Cioè, faceva palle, cioè, metteva Bruno Conti, Falcao si è reso, e diceva, vabbè, adesso giocate col muro, con la sponda sinistra e destra di piatto, non so se... Sì. Cioè, di che stiamo parlando, in questo ambito, cioè, Cristiano Ronaldo è definito la terra perfetta a criticità. Io voglio stare vicino a Giulia. Sì, in questo momento sì, io credo che lui abbia tantissime qualità tecniche, anche perché forse noi ci nascondiamo il fatto che questo qua fa quelle cose che fa, ma non le fa da fermo, cioè le fa in velocità, le fa a 300 all'ora, cioè non è una roba da poco, le fa col pallone attaccato al piede, cioè, io capisco che salti alla mente la sua preparazione atletica, che è pressoché mostruosa, però è altrettanto vero che insomma questo col pallone tra i piedi è una roba senza senso, insomma, bisogna essere vuol dire, ci vogliono tutte le cose, ci vuole l'atletismo, ci vuole la forza fisica, ci vuole tutto quello che vi pare, poi però ripeto, c'è quella cosa rotonda con cui bisogna avere a che fare, la devi trattare bene. Ascolta, Francesco, so tu... vado io? Sì, vai. No, volevo semplicemente sapere, visto che due giorni fa è stato, diciamo, il primo anniversario del gol in rovesciata di Cristiano Ronaldo alla Juve, che tu sei riuscito a descrivere in maniera straordinaria, no? Diciamo, hai avvertito anche tu la sensazione che in quel momento è cambiato qualcosa, che Ronaldo sarebbe finito alla Juventus? Avvertiva già quell'aria allo stadio, e tu soprattutto, come l'hai vissuto? No, io non lo sapeva nessuno. E vabbè, questo sì, dico... Secondo me nessuno nemmeno se lo immaginava. E nessuno secondo me poteva immaginare che la Juventus avesse in mente una cosa simile, e se l'avesse detto magari prendevano pure in giro, perché sembrava no, una ma cosa io l'ho preso in giro pure, ma io l'ho preso in giro pure quando me l'hanno detto, che sembrava la Juventus è stata sì, vabbè, buono. Sì, no, uguale anche noi per cui insomma figuratevi all'epoca, perché non credo che sia una cosa che sia partita, diciamo, nelle ultime settimane di mercato, questa è una cosa costruita nel tempo, perché è difficile costruire un'operazione dal punto di vista finanziario, un'operazione simile. No, ma soprattutto proprio perché Ronaldo, oltre che è il giocatore, è proprio un'azienda, cioè con tutti i movimenti finanziari che ha lui, privati, che deve spostare tra Italia, accettiamo, è una roba, quindi, di una complicazione, è come far spostare la Disney, cioè per dell'idea Topolino è Ronaldo, Disney, tutto ciò che sta attorno. Ascolta, so che il tuo idolo è, uno dei tuoi idoli è Maradona. Unendolo a questo argomento, Ronaldo, come l'avresti visto un Maradona così professionista come Ronaldo? Guarda, la risposta l'ha data lui nel film di Kusturica, quando parlava di sé in terza persona, e disse a Kusturica nel film, cioè la scena del film, in cui lui dice, adesso sì, adesso vengo, scusate ma sono quasi pronto per la cena. E lui disse, pensate che cosa vi siete persi, pensate cosa sarebbe stato Maradona se non fosse stato un tossicodipendente. Lo dico da semi artista, no? Che l'artista lo vedi anche nei momenti di pazzia e nella vita sregolata, è difficile trovare un artista regolare, quindi sì, però lui fa l'atleta, non fa l'artista, sì, poi magari sì, anche l'artista, so, però artista del pallone è un po' sì, però, voi immaginate se lui, ecco, ripeto, lui parla di sé in terza persona, immaginate cosa vi siete messi. Io per salutarvi però ci tengo a dire una cosa, perché voglio entrare un attimo in un argomento che ha appassionato molti nelle ultime 72 ore, credo, che parte proprio dalla Sardegna, immaginate insomma che cosa si sia riferito. Sì. Okay. Perché l'altra sera nell'intervallo tra Empoli e Napoli, quando sono stato sollecitato sull'argomento, mi sono
alterato, riscaldato un po', perché sentivo delle robe del dire sì, però il ragazzo con le esultanze eccetera eccetera. No, no, anche no, cioè nel senso che non è che dobbiamo giustificare una violenza su una ragazza solo perché esce con la minigonna, cioè non esiste. Questo paragone l'ho sentito e lo condivido totalmente. Non esiste. Cioè, siccome se io faccio un gol sotto la curva avversaria di esulto, siccome sono bianco mi fischiano e mi mandano affa al massimo, non mi ululano come si fa una scimmia, perché chiamiamo le cose con il loro nome, quelli sono dei razzisti, che non c'entra niente con la Sardegna, quelli sono dei razzisti. 50%. Che non c'entrano nulla neanche con i tifosi, perché con niente, con nessuno, anche la mentalità ultra sono fine a se stessi praticamente. Esatto, tenevo a dirvi solo mentalità. Questo in chiusura, e mi scuso per la chiusura perché adesso si arrabbiano tutti se no, non partecipo alla cena. Guarda, Francesco, ti ringraziamo tantissimo per la simpatia, grazie a voi, della compagnia, e speriamo magari in futuro di ribeccarci. Io qua sto adesso, c'ho pure la menicola qua, la storia che funziona. Perfetto, perfetto. Grazie mille. Buona cena. Un abbraccio. Buona cena. Ciao.